Una dichiarazione a favore della provincia di Avellino arriva da Caserta, dalla neoconsigliera mastelliana Maria Luigia Iodice, medico di medicina generale otorino-pediatra di Marcianise. La Iodice si è presa un impegno: sarò la quinta consigliera irpina. Dottoressa, perché tale affermazione? Sono mirabellane, sono nata in Mirabelle Clano. Mia mamma era del posto, figlia di contadini, orgogliosamente contadini, e mio padre, che faceva il carabiniere a Mirabella, se ne innamorò e la volle sposare. E così le mie origini sono mirabellane, origini che poi ho mantenuto, a cui ho mantenuto fede, perché nel corso degli anni della mia infanzia e della mia adolescenza, ogni anno periodicamente tornavamo al paese e mi immergevo nelle abitudini e nelle tradizioni di Mirabella. Pensa di ritornarci ora da consigliere regionale? Con molto piacere, anche perché la potrò osservare con altri occhi, con occhi più tecnici, più professionali. Come mai ha aderito alla la neoformazione politica creata dal sindaco Clemente Mastella e l'ex guardasigilli? Perché sono una fedele dell'onorevole Mastella, lo conosco da tanto tempo, dai tempi in cui con l'Udeur mio marito si candidò alle regionali nella lista di Mastella, nella lista del campanile, e da allora i nostri contatti non si sono mai interrotti. La presenza dell'onorevole mi ha veramente stimolato tanto, anche perché non avevo più intenzione di occuparmi di politica dopo aver avuto precedenti esperienze come consigliere comunale, assessore e candidata alle regionali del 2010, dove per cattiva sorte non scattò il seggio, nonostante fui la prima della lista in tutta la regione Campania. Lei parla di cattiva sorte, in effetti anche qui in Irpinia non è scattato un seggio per la formazione di noi campani. Dunque a lei il compito di, diciamo, di avere una cura in più per le aree interne, si sente di farlo? Perché no? Io amo la Campania e amo tutte le sue province, anche perché ognuna di esse ha delle caratteristiche particolari. Naturalmente nella Bellinese ritrovo le mie radici, che per quanto non abbia frequentato più assiduamente quelle zone, ogni volta che se ne parla, ogni volta che ci passo, per me è sempre una grandissima emozione. È quella delle mie origini, non posso dimenticarlo questo.